Gelbison Team Altamura è un match che si concretizza tutto nella ripresa, 1-1 il finale allo stadio comunale di Vallo della Lucania, dopo una partita che ha visto l'Altamura andare in vantaggio non solo nel punteggio, ma anche con il numero di uomini in campo a causa dell'espulsione rimediata da Majri. Nel secondo tempo il pareggio dei padroni di casa arriva oltre il 90esimo, un risultato che sa di beffa per gli uomini di Ciccio Cozza. Come detto, accade tutto nella ripresa, al 69esimo Tedesco guadagna un calcio di rigore per il team Altamura. Dal dischetto freddissimo Palazzo non sbaglia e sigla il vantaggio dei biancorossi. Partita che si mette in discesa per gli ospiti quando al minuto 76 Mejri riceve il secondo giallo che vale l'espulsione. La Gelbison è costretta a giocare con un uomo in meno per i restanti 15 minuti. All'80esimo i ragazzi di Ciccio Cozza hanno l'occasione per chiudere i conti con il secondo calcio di rigore conquistato. Dagli 11 metri si presenta sempre Palazzo, ma questa volta alza la traiettoria e manda in curva la sfera. Grande rammarico per il possibile 0-2. Il team Altamura prova a gestire il risultato mentre i padroni di casa vogliono sfruttare le palle inattive per recuperare il punteggio. L'occasione arriva nel secondo minuto di recupero. Punizione dalla corsia di destra e colpo vincente di testa di De Luca che sorprende la difesa altamurana e fissa il risultato finale sull'1-1.